Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. È previsto in caduta incontrollata sulla Terra, domenica 31 luglio, il nucleo di 25 tonnellate del razzo cinese, lunga marcia 5B, che il 24 luglio scorso ha portato in orbita il secondo modulo della stazione spaziale Tiangong, attualmente in costruzione. Secondo il centro statunitense, per gli studi sul rientro orbitale dei detriti della corporazione aerospaziale CORDS, il razzo rimarrà probabilmente in volo per circa una settimana e rientrerà nell'atmosfera terrestre intorno alle ore italiane 9:30 del 31 luglio, con un grado di incertezza di 22 ore in più o in meno. Tuttavia, è ancora presto per capire dove cadrà. Secondo alcune proiezioni, però, anche l'Italia potrebbe potenzialmente rientrare nella traiettoria del razzo cinese. In base alla sua orbita, il rientro del detrito dovrebbe infatti avvenire in un punto compreso tra 41 gradi nord di latitudine, il parallelo terrestre che passa all'altezza della Sardegna, e 41 gradi sud, ma l'area per l'appunto verrà circoscritta con l'avvicinarsi dell'evento. È chiaro che la Cina non sta rispettando gli standard di responsabilità per quanto riguarda i loro detriti spaziali. È fondamentale che la Cina e tutte le nazioni che viaggiano nello spazio, come anche le entità commerciali, agiscano in modo responsabile e trasparente per garantire la sicurezza, la stabilità e la sostenibilità a lungo termine delle attività nello spazio, ha affermato al riguardo Bill Nelson, amministratore della NASA. Pechino, tuttavia, respinge le accuse e difende la propria politica dei rientri fuori controllo, definendo i rischi estremamente bassi. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.